Castelviscardo, storia di un territorio. Video, immagini e documenti a cura della Biblioteca Comunale di Castelviscardo. Le prime testimonianze di un insediamento abitativo nel nostro territorio risalgono alla civiltà etrusca. Nel 1983, in località Caldane, è stata rinvenuta una necropoli di età arcaica, databile al VI secolo a.C., con circa 40 tombe. Dopo i ritrovamenti, la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria è intervenuta con lavori di scavo, a seguito dei quali è venuta alla luce una necropoli con tombe a camera, scavate nel terreno naturale di Matile. Le tombe erano composte da una camera a pianta quadrangolare, con banchine lunghi lati e fossetta centrale, alla quale si accedeva attraverso un corridoio a cielo aperto. L'accesso era chiuso con un lastrone di pietra. La tomba più ricca di oggetti era la numero 6, nella quale i materiali sono stati ritrovati nella posizione in cui furono deposti. Accanto all'inumato fu trovato un corredo tipico delle tombe arcaiche del territorio volsiniense, in particolare un armamentario da cucina per la preparazione delle carni arrostite, brocche e vasi da bere in bucchero. In epoca romana, in località Torricella, c'era un insediamento posto sulla via Traiana Nova che congiungeva Bolsena a Chiusi. L'antica strada tagliava l'altopiano dell'Alfina e scendeva verso il podere di Santa Maria. Al podere della Torricella era insediata una stazione di posta, attorno alla quale sono ancora visibili i resti di una cisterna di una fontana e di un tratto della stessa via. Sulla via Traiana Nova era sorto un piccolo villaggio chiamato Selci, denominazione derivata dalla tipologia di pietra abbondante ancora oggi nella zona. Per questo motivo, nell'altipiano dell'Alfina, sin dagli anni 60, è presente una cava di basalto. Il basalto è un materiale che anche in passato veniva usato per la costruzione di macine, sia per la produzione di olio che per quella della farina. Infrastrutture, palazzi, opere ornamentali. Un suo largo impiego fu fatto dai romani, che utilizzavano lastroni di basalto per la pavimentazione delle strade consiliari, che ancora oggi si possono ammirare su alcuni tratti delle vie Appia Antica, Aurelia e Cassia. Il nostro basalto si distingue per la sua alta particolarità drenante. Infatti, viene largamente utilizzato per asfaltare strade e autostrade, garantendo così una notevole sicurezza e anche per le massicciate delle ferrovie. Dell'insediamento di Selci rimangono poche tracce, se non il podere che riporta la denominazione di Santa Maria. L'ultimo documento in cui Selci è citato è del 1357. Si tratta di una visita pastorale del vescovo di Orvieto Ponzio Perrotto, dove si parla della sua chiesa di San Bartolomeo, collocabile nella zona oggi attraversata dalla variante stradale di Castelviscardo, che ancora riporta questa denominazione, e della chiesa di Santa Maria, che era eretta nella omonima e contigua zona. Selci era indicato nel catasto del 1292 e nelle Rationis Decimarum del 1297. Al contrario, le prime notizie di Castelviscardo risalgono alla metà del 1300. Secondo una relazione del marchese e noto storico orvietano Filidio Marabottini,
commissionata da Orazio Spada nel 1671 per la ricostruzione, come i beni di Castelviscardo e Viceno fossero pervenuti alla sua famiglia, il castello di Viscardo deve la sua fondazione e denominazione al cavalier Viscardo della famiglia dei Ranieri, originaria di Orvieto. Attorno alla sua prima roccaforte, della quale il Marabottini dice aver trovato notizie indirette non prima dell'anno 1298, si è andato costruendo il paese, nel quale molto probabilmente confluirono i pochi abitanti del villaggio di Selci, in quel momento storico che è denominato tardo incastellamento umbro. Nel 400 il castello passa ad un'altra famiglia orvietana, i Monaldeschi della Cervara, la cui reggenza durerà sino al 1575, anno in cui muore la discendente Giulia, moglie di Matteo Veralli, che introduce nel feudo la sua famiglia originaria di Roma. Il loro figlio Giovanni Battista è il padre di quella Maria che sposerà nel 1636 Orazio Spada, la cui famiglia sarà proprietaria sino al 1921, anno della morte del principe Federico Augusto Spada Veralli. Oltre alla sua storia, Castelviscardo possiede un'attrattiva particolare dal punto di vista naturalistico. Attraversando il bosco nel quale si trova la necropoli etrusca delle Caldane, dopo alcuni metri, ai piedi della rupe del Pinzale, si estende in posizione impervia una bellissima faggeta. La particolarità è che raramente a questa altitudine si trova un bosco di faggi di così grandi dimensioni. Scendendo da Castelviscardo verso il Paglia per la strada del Macchietto, prima della località Caldane, sulla sinistra, all'interno di un piccolo bosco, si trovano le rovine del cosiddetto conventaccio o villa monaldesca, chiamato così dai castellesi perché luogo circondato da molte cupe e misteriose leggende. Dalla faggeta, scendendo ancora in mezzo ai boschi, si raggiunge Santa Rufina, un convento francescano, un cenobio di frati minori dediti al lavoro in località Castagnino. Sono visibili ancora oggi le gore che mandavano i mulini ad acqua, che sono state attive sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La chiesa di Santa Rufina risale all'Alto Medioevo ed è ancora oggi ben visibile la sua abside. Notizie sul convento si hanno già dalla metà del 400. Da Santa Rufina giungeva anche frate Ieronimo, che sarà il primo a dare attraverso gli atti del registro del battesimo una indicazione chiara riguardo la chiesa in cui venivano svolti i battesimi a Castelviscardo in quegli anni, la chiesa di San Bartolomeo. Il 29 ottobre 1580 il francescano scriveva così: «Io, fra Geronim, guardian del venerabile chiesa chiamata Santa Rufina, ho battezzato un figliolo a Mastro Domenico Fornaciaro, ed gli fu posto nome Giovanni, ed il nome della madre si chiama Cassandra, ed ci fu per comare Donna Milla, ed per compare Felice Oste, ed quest fu fatto nella chiesa di San Bartolomeo, posta dentro il castello Viscardo». Le prime notizie sulle fornaci di Castelviscardo risalgono alla seconda metà del Cinquecento e si riferiscono proprio a Mastro Domenico Fornaciaro,
citato in due atti di battesimo, uno del 1572 come padrino e uno del 1580 come padre del battezzato. Il più antico riferimento diretto alla produzione e al commercio dei laterizi di Castelviscardo risale al 1592. Da un successivo documento è certo come, nello stesso periodo, lavorasse a Castelviscardo anche Pascuzio Erculani d'Espina. A Castelviscardo il primo nucleo di stanziamento delle fornaci è nella zona intorno al Fosso delle Trombe, soprattutto la zona di Riparotta. Attorno al Fosso delle Trombe vennero realizzate fornaci in siti che possiamo definire stabili, ossia insediamenti fissi della lavorazione in un territorio scelto per le sue caratteristiche e per la presenza delle materie prime necessarie alla produzione artigianale, quali argilla, acqua e legno. In un catasto del 1641, in questa zona sono indicate due fornaci di proprietà del Signore, ma gestite da Francesco de Menicuccio e da Domenico de Iaco, detto Pericolo. La presenza delle fornaci ha accompagnato la storia stessa di Castelviscardo e dei suoi abitanti, da sempre impiegati nella lavorazione agricola e in quella di produzione dei laterizi. Tanto che ancora oggi a Castelviscardo si segue la strada della produzione artigianale, alla quale si applicano anche moderne tecnologie, ma sempre nel rispetto della secolare tradizione manifatturiera. Le 14 aziende esistenti oggi nel nostro comune hanno trovato la loro dimensione in un mercato specializzato nella realizzazione di laterizi per la pavimentazione o nella produzione di forme tradizionali destinate ad essere impiegate nel restauro dei monumenti.